Flash Point. L'occhio sulla città. Da Radio Flash. Presentazione di un nuovo volume. Si tratta di un libro, un romanzo intitolato Rivoluzione di Massimo Ghelardi, edito dalla società editrice fiorentina. Questo romanzo è un romanzo storico, ne abbiamo parlato proprio con l'autore Massimo Ghelardi ed andiamo ad ascoltare questa breve chiacchierata con lui. Allora, Massimo Ghelardi, autore livornese, presentati un attimo. Di ascendenze pisane, perché in realtà sono pisano ormai da molti anni e trasferito a Livorno. Ho lavorato a Roma, Siena, Firenze e Grosseto con il Monte dei Paschi, che non è una delle migliori referenze in questo momento, però tant'è. Poi lasciato la banca, ho seguito quella che il mio desiderio, la mia vocazione, chiamiamola così, ora, però il mio desiderio, che era quello di scrivere. Mi ero sempre dedicato un po' alla scrittura con racconti di vario genere. Una volta libero ho deciso di fare qualcosa di più impegnativo. Ho fatto due romanzi ad oggi: Il Mercante Armeno, uscito nel 2010, e Rivoluzione nel 2012. Ecco, parliamo un attimo di questo ultimo, Rivoluzione, che esce per la editrice fiorentina. Sì, la casa editrice è la società editrice fiorentina. Rivoluzione è un romanzo che è contenuto innanzitutto tra un prologo e un epilogo. Il prologo e l'epilogo che si svolgono a Pisa negli anni 70, durante il periodo delle manifestazioni studentesche, della rivolta, degli scontri di piazza, eccetera, che raccordano poi il romanzo all'età di oggi, al nostro tempo. Il romanzo vero e proprio si svolge tra la fine del 1800 e la Seconda Guerra Mondiale. Prende le mosse dall'omicidio di Bandi, il fondatore e il direttore del Telegrafo, per mano di un anarchico, e il personaggio principale, anche se poi è inserito all'interno di tutta un'altra serie di personaggi, è la storia di una famiglia con i suoi vari componenti, è un giovane anarchico livornese che segue il percorso del periodo, le grandi lotte operaie a Milano, le violenze e poi la nascita del fascismo. La nascita del fascismo dopo la prima guerra mondiale, alla quale il giovane Gino Sovarin partecipa all'interno delle formazioni degli Arditi. Il suo percorso personale, il suo percorso di entusiasmo lo fa aderire poi al fascismo, e poi successivamente la vicenda si continua a svolgere attraverso anche le avventure dei suoi figli e la maturazione ovviamente poi di tutto un percorso psicologico, sentimentale e politico di altro genere. Questo è un romanzo storico, quindi c'è molta ricerca dietro, no? Come mai hai scelto il romanzo come veicolo d'espressione? Sì, è un romanzo storico nel senso che le vicende alle quali partecipano i nostri protagonisti sono in effetti vicende storicamente avvenute e riscontrabili. I protagonisti sono ovviamente invece personaggi di fantasia. E perché il romanzo e perché la storia? Il romanzo, perché il romanzo, secondo me, è il miglior veicolo di passione, di emozioni. La storia, perché la storia è in effetti il serbatoio più grande di queste emozioni. La storia, perché la storia grande, la storia che studiamo sui libri, eccetera, poi in realtà è formata dalle piccole storie di ciascun uomo che ha contribuito con la propria passione, con il proprio dolore, con il proprio entusiasmo a creare questa grande storia. L'unione della forma romanzo con la ricostruzione storica è in effetti, secondo me, un'unione che può dare, se lo scrittore è riuscito a farlo, no? In questo caso non lo so, lo spero, può dare comunque delle emozioni serie.
Certo, c'è stato lo studio, c'è stato, anche se è un periodo che fa parte un pochino della nostra storia personale, se non altro attraverso anche i racconti dei familiari, però c'è stato un avvicinamento e un approfondimento anche attraverso lo studio dei giornali dell'epoca. Perché i giornali piuttosto che altre cose, anche se ci sono approfondito anche attraverso dei testi, ma il giornale proprio per il discorso che si faceva prima. Il giornale è quello che ti dà la vita di quel momento, ti dà quello che accade in quel giorno del 1800 piuttosto che del 1902. Ecco, ecco una curiosità sul titolo, titolo molto conciso, ma diciamo così, che può dare anche adito a qualche dubbio, perché è una parola sola. Sì, è una parola sola che contiene appunto anche delle ambiguità, anche perché rivoluzione è una parola che è stata usata da molti casi diversi. Se pensiamo che la rivoluzione degli anarchici, la rivoluzione dei socialisti, dei comunisti, la rivoluzione è stata anche il termine con cui sono entrati nella scena sociale, storica e politica i futuristi di Marinetti e poi i primi fascisti. Ecco, rivoluzione, perché è un termine che poi viene ripreso in vari episodi della nostra storia e che essenzialmente è un termine che, se vogliamo uscire dalle categorie politiche che lo hanno usato, contiene comunque all'interno la passione, l'emozione. Ecco perché rivoluzione. Ma quanto c'è, diciamo così, di attuale? In poche parole, è possibile una rivoluzione adesso? No, forse no, forse non è possibile una rivoluzione adesso, perché poi storicamente o tecnicamente, se vogliamo, la rivoluzione, perché si sviluppi, ha bisogno di una congiura di elementi che ci siano tutti insieme nello stesso momento. Se vediamo quando ci sono state, c'è sempre stato non solo l'insoddisfazione, non solo il dolore di alcune persone, non solo la miseria di alcune persone, ma anche situazioni internazionali che hanno supportato la prima guerra mondiale per quanto riguarda l'Unione Sovietica e cioè tutta una serie di cose che attualmente ce ne sono molte, ma forse manca quella che può unificarle tutte per poi dare la scintilla all'evento. Parliamo un attimo allora del futuro. Il prossimo progetto qual è? Il prossimo progetto ci sto lavorando, è sempre un qualche cosa che avrà la medesima struttura e si avvicinerà ai nostri tempi, probabilmente, nel senso, io ho cominciato con il primo romanzo, Il Mercante Armeno, nel 1600, mi sono arrivato al 1800, primi del 900, e sto organizzando il materiale, i pensieri e tutto quello che sta dietro alla costruzione del romanzo per un avvicinamento ulteriore, sempre però all'interno di eventi storici realmente accaduti. Ecco, per chi volesse comprare questo romanzo, dove si trova? Il romanzo, la società editrice fiorentina, che è la casa editrice, è distribuita dal PDE, che è quella di Feltrinelli, quindi si può trovare in tutte le librerie, a Livorno in particolare, da Belforte e da Erasmo, che l'hanno disponibile. Nel caso avessero, come spero, esaurito le copie in vendita nel giro di un giorno, sono in grado di farle avere. Comunque, qualsiasi libreria, da Bolzano a Otranto, si può trovare il libro. Flashpoint. L'occhio sulla città. Da Radio Flash.